Alla vigilia del match che potrebbe consegnare alla Juve il suo 35 scudetto con ben sette giornate d'anticipo, un record assoluto per l'Italia, Allegri è tornato a commentare l'episodio di razzismo subito a Cagliari dall'attaccante Moise Keane, sommerso di cori razzisti dai tifosi cagliaritani. Il tecnico ha però anche preso le difese di Leo Bonucci, a sua volta duramente criticato dalla tifoseria bianconera per via di dichiarazioni post partita giudicate ambigue nei confronti del compagno di squadra. Il razzismo, ripeto, non è mai giustificabile, va perseguito, va. Combattuto va bene, e gli imbecilli devono stare fuori dallo stadio. Per quanto riguarda invece Leo Bonucci che è stato attaccato, lui dopo la partita in uno stato di, di trance agonistico si è espresso male ma si è subito giustificato e si è, è subito. Eh, Archiviato il malinteso, la Juve guarda ora quello che sarebbe il suo ottavo scudetto consecutivo. Per ottenerlo già in settimana, oltre a battere in casa il Milan, i Bianconeri dovrebbero poi sperare che il Napoli perda a Genova nel match di domenica.